Buongiorno ragazzi, Movie Maker per voi con una nuova recensione talk e oggi parliamo di un film del 2021 di John Carpenter. Questo qui, Cop Shop, Scontro a Fuoco. Tra parentesi, il destino ha voluto che questo film mi è stato prestato da un mio carissimo amico, ma contemporaneamente, più o meno nello stesso periodo, è uscito anche su Prime Video, quindi nel senso, se non volete comprare il Blu-ray, magari se vi dovesse interessare, lo avete compreso su Prime Video. Allora, questo Cop Shop, Scontro a Fuoco, non ne avevo mai sentito parlare finché proprio questo mio amico, che saluto, ciao Michele, me ne ha parlato. Mi ha fatto vedere il trailer e mi ha detto che l'avrebbe comprato. Ok, ho visto il trailer mi aveva abbastanza ispirato, ma comunque non ne avevo mai sentito parlare. Allora, John Carpenter, il regista di A-Team, Smoking Aces, The Grey, film interessanti, film ben fatti, film molto corali. Tutti, Smoking Gas, non mi ricordo che c'era Ryan Reynolds, era una sparatoria continua. Questo film qua ha ambientazione un po' limitata, soprattutto a questa centrale della polizia, però mi è piaciuto perché riesce a intrattenerti facendo diventare praticamente questo Cop Shop è un western moderno, cioè dove ci sono duelli, stalli, taglie sulla testa, una rivisitazione di un western, diciamo, un classico western in cui questa, diciamo, classica, insomma, dello sceriffo in cui magari era attaccata dagli indiani che volevano, qua invece di essere indiani sono dei cacciatori di taglie che devono, vabbè, hanno delle taglie sulla testa, su questo personaggio interpretato da Frank Grillo e il nostro protagonista Gerard Butler ha il compito di riscuotere la taglia di questo, diciamo, mafioso che ha combinato qualcosa, che è in fuga, insomma, no? Che si è fatto apposta arrestare ed è andata a finire in questa caserma, no? In questa centrale di polizia dispersa. E oltre a loro ci sarà anche questa grandissima sorpresa interpretata da Alexis Lawder, la poliziotta di colore, veramente la nota migliore di questo film. Ha carattere, può avere un futuro, assomiglia anche un po' a Pogba. E la nota migliore di questo film, insomma, lancia questa attrice che potrebbe avere un futuro e mi è piaciuto molto, sia come recitazione, eccetera, eccetera. E poi ci sarà anche Anthony, il personaggio interpretato da Anthony Lamb, da Toby House, che fa l'altro cacciatore di taglie sempre all'inseguimento di questo Frank Grillo e anche lui mi è piaciuto veramente molto. Questi pochi personaggi fanno da contorno a questa vicenda che si ambienta tutta in questa centrale polizia in cui vedremo molto sangue, molti proiettili, però mi piace come il rapporto che c'è con questi personaggi tra i due cacciatori di taglie, tra quello che deve scappare, la poliziotta. Nonostante l'ambientazione sia molto limitata, i dialoghi sono ben fatti e intrattengono, ti fanno venire voglia di andare avanti col film e di dire quando è che vediamo, cos'è che succede adesso, cos'è che succederà. E questa cosa, secondo me, viene realizzata grazie alla regia di John Carpenter, è lui che riesce a rendere il film interessante con la sua regia. E questa è la nota più bella del film, la regia di John Carpenter riesce con queste inquadrature strette, questi primi piani, questo suo modo artistico di far vedere il film è questo che mi ha colpito e che mi ha fatto decidere che questo film qua entra nella mia collezione. Un film che probabilmente se non fosse arrivato così con un prestito o su Prime avrei magari snobbato perché Gerard Butler comunque lui fa tantissimi film anche secondari che a volte non sono nemmeno belli, no? E quindi magari non vengono mai presi in considerazione anche da me perché comunque di film ce ne sono tantissimi da vedere. Sono contento di averlo visto, sono contento di averlo recuperato e alla fine ve lo consiglio. Non è di sicuro un capolavoro, però è un film, diciamo, poliziesco barra nuovo genere western che può piacere, può intrattenere e può dire la sua. Personaggi cazzuti in un'ambientazione ristretta ma ben rappresentata, una poliziotta anche lei cazzuta che può avere un futuro. Belli effetti, insomma, di sparatorie, ti tiene in costante tensione, secondo me è un bel crescendo di film. Mi è piaciuto, scandaloso che sia qua, guardavo nel Blu-ray, film per tutti, perché
non penso che sia la giusta denominazione, ma spesso succede in Italia che non vengono censurati i film che magari potrebbero essere. Ci sono tante morti, non c'è squartamenti, cose, però detto qui è un film che era un bambino, potrebbe anche non vedere, insomma, consigliato da non vedere. Quindi, se non sapete cosa vedere su Prime Video o se volete vedere un film action con ambientazioni comunque un po' limitate, ma ben fatto, Cop Shop, Scontro a Fuoco. Ve lo consiglio, per me è il film approvato, non è manco una via di mezzo, è approvato, perché nel suo genere riesce a essere quello che vuole essere. Quindi ve lo consiglio con tutto il cuore. Una recensione un po' così, come quella di Intercept, un po' così improvvisa, inaspettata, di film magari secondari, ma che comunque hanno un'anima, come questo Cop Shop. Spero che questo video vi serva per poter capire se il film vi piace o no, e poter magari metterci un'occhiata in caso avevate il dubbio o non lo conosciate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video. E seguitemi anche su Letterboxd, dove metto recensioni scritte dei film che vedo, non di tutti i film, alcune volte sì, alcune volte no. Ora già un po' che non ne faccio scritte, sto facendo più video che quelle scritte. Io vi saluto come sempre, questa breve recensione finisce qui, vi ringrazio e alla prossima ragazzi. Ciao!